Ciao Tucani, per festeggiare il Natale oggi vedremo 10 curiosità su Delibird, un Pokémon di seconda generazione di tipo ghiaccio volante. È denominato Pokémon Consegna, però voi continuate a farvi spedire le cose da Amazon perché non si sa mai. Incominciamo subito. Delibird è basato su un pinguino saltarocce. Tuttavia i suoi colori rosso e bianco, la tendenza di fare regali e la coda a forma di sacco lo rimandano a Babbo Natale. Inoltre il suo comportamento ricorda anche la cicogna bianca. Potrebbe essere stato ispirato anche dalla pulcinella di mare, cioè degli uccelli assomiglianti a pinguini capaci di volare. Il nome Delibird deriva dall'unione delle parole inglesi delivery, consegna, e bird, uccello. Deli potrebbe anche derivare dal pigoscelide di Adelia, cioè il pinguino più diffuso in Antartide. Pronunciando Delibird con la stessa inflessione di delivered, che significa spedito in inglese, si ottiene un suono molto simile, rendendo la B e la V le uniche variazioni tra le due parole. Delibird, Delivered. Delibird è uno dei pochi Pokémon che, nonostante possa imparare aumentando di livello meno di 4 mosse, per la precisione solo 2, può apprendere mosse tramite macchine tecniche. Delibird è l'unico Pokémon non di tipo acqua a poter apprendere palla gelo, nonostante palla gelo sia una mossa di tipo ghiaccio. Il Pokémon Ultimate Handbook afferma erroneamente che Delibird è un Pokémon leggendario. Ora, come si sono sognati una cosa del genere, non lo so neanche io. Nonostante Delibird sia un Pokémon basato su un volatile, non è presente nel gruppo uova volante. Condivide questa caratteristica con Torchic, Piplup e le loro rispettive evoluzioni. L'abilità speciale di Delibird è Insonnia, nonostante abbia accesso normalmente a un'abilità con la stessa funzione, cioè Spirito Vivo. Infatti entrambe evitano di addormentarsi. Ora mi chiedo, perché fare un'abilità normale e una nascosta completamente identiche? Cambia solamente il nome. Comunque ho una mezza teoria su questa sua abilità di evitare di addormentarsi. Infatti, visto che comunque Delibird assomiglia a Babbo Natale, forse la sua insonnia gli permette di portare i regali ai bambini tutta la notte. Perciò non dorme e riesce a portare tutto quanto come fa Babbo Natale il giorno di Natale. Il nome francese cadoiseau è una funzione delle parole cadeau, che significa regalo, e oiseau, che significa uccello. La prima apparizione di Delibird nella serie principale è nell'episodio Povero Team Rocket. Il proprietario di Delibird in questo caso è un'anziana Rocket Scout. Da questo episodio Delibird seguirà Jesse, James e Meow per collezionare i soldi che i tre devono consegnare. Fortunatamente per il trio, Delibird non li seguirà più appena incomincerà il loro viaggio ad Hoenn. Quindi diciamo che Delibird farà parte del Team Rocket nella parte finale delle stagioni ambientate a Johto. Stranamente, quando un Pokémon usa regalino nell'anime, dona al nemico una sfera luminosa che infligge danno. Tuttavia nei giochi la mossa è stata classificata come una mossa fisica. Questo può essere giustificato in quanto l'utilizzatore della mossa dona fisicamente agli altri un regalino. Quindi nel gioco è una mossa fisica, mentre nell'anime sembrerebbe una mossa speciale. Però a noi interessa il gioco, quindi ricordatevi regalino, mossa fisica. Bene Tucani, abbiamo finito con queste 10 curiosità su questo Pokémon molto carino, a mio parere molto originale. Ovviamente non possiamo trovare chissà quali cose eccezionali su questo Pokémon parlando di curiosità, però diciamo che alcune sono interessanti. Spero vi sia piaciuto questo video, lasciate un like appunto se volete supportarmi e condividete il video con i vostri amici. Per voi è una sciocchezza di 2 secondi, per me significa veramente tantissimo. Inoltre iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, tutte le altre solite cose che dicono sempre tutti, eccetera eccetera. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Se non ci vediamo prima, vi auguro buon Natale.